Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo del pesce medaka. Oryzias latipes o Poecilia latipes, comunemente chiamato pesce del riso, popola zone asiatiche, zone di acqua dolce e salmastra e deriva dalla famiglia Adrianichthyidae. Ma adesso passiamo la parola a Serena che intervisterà i massimi esperti del settore. Parliamo adesso con Roberto che è un vivaista di piante acquatiche nonché un allevatore di questo pesce. Sentiamo da lui forma, colore e comportamento. Sì, questo pesce raggiunge una dimensione di circa 3 cm e mezzo, 4 e la forma selvatica è una livrea grigio-verdastra, però sono state selezionate fin dal 1600 alcune varietà ornamentali, quindi colorate. La più antica è quella gold, quella dorata, che è la più diffusa anche in allevamento. Ne esistono poi attualmente oltre 600 varietà razze selezionate in Giappone. È un pesce di branco, pacifico, non è aggressivo, può convivere con altri pesci e quindi è l'ospite perfetto per mini pond, laghetti o acquari di piccole dimensioni. Chiediamo a Roberto la differenza che si può, le differenze che si possono osservare fra i maschi e le femmine di questa razza. Per riconoscere il sesso è importante vedere la pinna anale, quella che si trova appunto prima della coda. Nella femmina è di dimensioni ridotte, ha una forma triangolare, nel maschio è più allungata, ha i raggi molto più allungati che arrivano anche a sfiorare la coda. Inoltre, visti dall'alto, le femmine hanno un ventre più prominente e soprattutto è peculiare il loro sistema riproduttivo, il sistema di riproduzione, dove la femmina porta alla base del ventre le uova che vengono fecondate esternamente e di lì poi vengono attaccate alle piante e questo è il loro sistema di riproduzione tipico della loro famiglia. Parliamo dell'alimentazione. Sì, sono dei micropredatori, in pratica si nutrono di altri organismi, tutto quello che è a portata diciamo della loro piccola bocca. Questo in natura, quindi si nutrono anche di larve di zanzara, altri piccoli organismi, ma non sono così aggressivi ad esempio rispetto alla gambusia, quindi possono convivere facilmente, non attaccano altri pesci più grandi. Sono abbastanza pacifici, cioè sì, assolutamente. Possono convivere in laghetti o acquari anche di piccole dimensioni. Sì, assolutamente. Con altre tipologie di pesci. Le dimensioni massime che può raggiungere un Oryzias latipes sono dai 3 ai 4 cm. Il livello di nuotata è medio-alto. Il range di temperatura ideale è dai 16 ai 22 gradi, ma può reggere dai 4 gradi ai 30 gradi. Il pH range è da 6,5 a 8,5. La durezza dell'acqua deve andare da 94 a 447 ppm. Chiediamo quindi a Roberto quanto può costare un esemplare di questo pesce. Sì, le razze un pochino più diffuse, quelle chiamate razze di colore, ad esempio gold, blu o white, possono avere un prezzo che si aggira intorno ai 5 euro ad esemplare. Si parte e poi si passa a prezzi un pochino superiori per le varietà più selezionate, un po' più nuove, di difficile reperimento in Italia, che si aggirano a partire dai 20 ai 50-60 euro per esemplare. Per una corretta gestione dei valori dell'acqua come pH, GH e temperatura, per una maggior conoscenza su alimentazione e cura dei pesci, dall'allevamento degli avannotti alla prevenzione delle malattie, ti invito a cliccare sulla playlist italiana Consigli di Aquascaping e materiale tecnico. Grazie per essere stati con noi su Aquascaping Lab. Ti consiglio di commentare qua sotto per ulteriori informazioni e cliccare mi piace. Iscriviti al nostro canale per tante news.